Insieme per ricevere e donare, questo è lo slogan solidale promosso dalla Caritas di Mercogliano in occasione della manifestazione di beneficenza promossa per domani sera nel piazzale antistante la chiesa di San Modestino a Mercogliano. I fondi raccolti dall'iniziativa saranno devoluti per assistere le persone bisognose. La povertà in Irpina ha raggiunto un picco preoccupante, mentre gli aiuti da parte del governo tardano ad arrivare. Per questo Giuseppina Picca, responsabile della Caritas di Mercogliano, che ha a carico 500 disagiati, si affida al buon cuore delle persone. Domani sera l'occasione giusta per aiutare i volontari impegnati in prima linea per sostenere i bisognosi che a causa anche della crisi sono aumentati del 50%, avverte Picca. In fila per un pacco di alimenti e indumenti anche ex commercianti e imprenditori finiti sul lastrico e gli anziani, soli e con pensioni minime. Loro, i nuovi invisibili di una società che spesso va troppo veloce e con lo sguardo altrove, dimenticando gli ultimi nel buio più pesto. Attualmente siamo più di 500 famiglie che abbiamo in Caritas, ovviamente non tutte, però comunque ci sono e vengono periodicamente a chiedere pacchi alimentari, bollette, anche alimenti, quelli che noi abbiamo di noi, perché come pacchi ormai è quasi finita un po', la distribuzione è pochissima. Quindi non solo, anche abbigliamento che abbiamo, che ci offrono le persone che portano da noi e quindi vengono a scegliere anche questo. Chi viene a bussare alle vostre porte? Persone che hanno perso il lavoro, le famiglie dove sono i bambini, anche stranieri, qualcuno stranieri, anche chi ha chiuso negozi e non ce la fa, ovviamente che non riescono ad andare avanti, persone anziane pure si trovano in crisi con una pensione minima di 600 euro tra un affitto e cosa non riescono ad andare avanti. Per aiutare i soggetti fragili che la Caritas di Mercogliano ha organizzato questo evento che si chiama Insieme per ricevere e donare. Domenica 18 alle ore 20 nel piazzale della parrocchia di San Modestino a Mercogliano, quindi la nostra Caritas di Mercogliano, centro di ascolto Montevergine, ha organizzato questa serata di beneficenza che persone che hanno offerto dolci, qualcosa che anche i negozi che si sono attivati a dare una mano, quindi metteremo oggettistica in vendita, sempre offerti. E quel ricavato va tutto alla Caritas, un supporto per noi come Caritas di Mercogliano, ma anche per la diocesi di Avellino. Oltre agli stand gastronomici ci sarà anche la musica dei Tre Compari e il maestro Caracciolo. Anche loro sono volontari che mi offriranno questo evento di musica.